continuerò a lavorare come ho sempre fatto, anzi con un po' più di energia rispetto a prima, perché quando succedono queste cose ti abbatti all'inizio, ma poi insomma capisci che forse se si comportano così è perché un po' fai paura ed evidentemente quella è la strada giusta. Io convintamente continuerò a sostenere Fontana presidente, continuerò a sostenere il centrodestra unito e continuerò a voglio dire, quando il centrodestra individua una persona così come Fermi presidente del Consiglio, a sostenerla realmente e lealmente. Tutto questo dai banchi di Forza Italia? Io sono stata eletta con Forza Italia, oggi per me era naturale sedermi dove, nel posto che mi era assegnato. In futuro quindi però sta pensando magari... un margine per pensare a una collocazione diversa? Io dico quello che ho sempre detto in questi giorni. Io sono in Forza Italia da quando avevo 16 anni. Dopo 19 anni in un partito, perché si capisce la mia età, tra l'altro, dopo 19 anni in un partito, non è che uno proprio prende e va da un'altra parte, magari per una poltrona, a me vuole sapere se altri partiti mi hanno contattata, sì. Vuole sapere se mi interessa adesso una poltrona, no. Mi interessa però che ci sia un partito che riconosca il merito. E per merito non penso solo ai voti presi, penso a delle competenze professionali, penso alla militanza in un partito, penso anche al consenso sul territorio. Qui l'assessore Casera diceva è giovane, ha tanta strada davanti, è valida, ma ci sono tempi da rispettare. Basta capire i criteri e basta che valgano per tutti. Ma secondo lei ci sono partiti che premiano di più il merito? Li ha individuati? Sì, se altri partiti sono cresciuti molto in questi anni e noi siamo crollati al 10%, è evidente che ci sia anche un premiare il lavoro sul territorio che altri fanno e che noi no. Basta guardare anche le liste per la Camera e il Senato questa volta, o anche il fatto che il mio partito ha deciso di rinunciare ad un assessore pur di non mettermi. È facile la polemica di qualcuno che dice hanno messo Tizio o Caia al posto del Sallone. No ragazzi, non hanno messo nessuno al mio posto. Il mio partito rinuncia ad una poltrona pur di mettere la donna più votata della Lombardia. Questa è una scelta politica, è una scelta che non è solo contro di me, ma è contro 11.312 elettori, ma è anche contro a tutti i ragazzi che il sabato si mettono lì, montano il gazebo, così come ho sempre fatto in tutti questi 19 anni, e lavorano dietro una bandiera di partito.